all'inizio del libro c'è un incipit molto bello, perché dice: la palestra del filosofo è una sala operatoria. La chirurgia e la filosofia in un libro scritto a quattro mani, Corpi in attesa, di Andrea Rinnovati, chirurgo, e Simone Zacchini, filosofo. Un testo che affronta il tema del cancro facendo incontrare l'aspetto umanistico e filosofico con i temi prettamente medici. Nasce così un dialogo tra la storia della medicina e la storia della cultura, tra la biologia e la filosofia. Questo incontro ha insegnato a tutti e due, credo, da una parte l'importanza della conoscenza sempre più approfondita, sempre più adeguata alla grandezza terribile di certe malattie, dall'altra che la gente, il vissuto, il sentire comune deve essere anche supportato, ascoltato e in qualche modo deve interagire con il mondo medico. All'inizio del capitolo Il secolo della chirurgia affronto proprio assolutamente questo concetto: come possa un giovane che comincia a interessarsi della biologia occuparsi della salute e delle malattie delle persone senza riuscire a essere coinvolto. È una curva che è un asintoto di avvicinamento, ma non ci arrivi mai completamente, e questo è l'aspetto bello dell'umanità della chirurgia.